Oggi cominceremo a suonare sulla tastiera. Nella lezione precedente abbiamo visto come si dispongono le note sulla tastiera, sul pianoforte, e quindi non dovrebbe essere difficile trovare le note di cui parleremo oggi. Cominciamo col dire che per comodità daremo un numero ad ogni nostro dito che suona, che vale sia per la mano destra che per la mano sinistra. Il pollice numero 1, l'indice numero 2 e così via, fino al mignolo numero 5. Le dita, quando percuotono i tasti del pianoforte, si tengono leggermente ricurve a martello, mantenendo però sempre la mano rilassata. Quando suoniamo una melodia, dobbiamo decidere quale mano e quale dita usare, perché spesso abbiamo più di una scelta. Oggi utilizzeremo solo la mano destra. Nel caso delle prime tre cinture si suonano le note Si, La, Sol o viceversa. E sono solo tre le possibilità di diteggiatura. 3, 2, 1 oppure 4, 3, 2 o infine 5, 4, 3. Sperimentiamo tutte e tre le diteggiature. La diteggiatura che utilizza il mignolo è quella forse più difficile perché non siamo abituati a usare questo dito per percuotere. L'importante è tenerlo sempre leggermente ricurvo.